Ma i bastoncini li raccogliamo a parte di stacco? Sì. Per quest'anno. Comunque mi sta facendo i peperoncini, ecco, di tua zia. Guarda qua. Guarda questo. Ma che belli. Bellissima sta pianta. Tutto. Questo. Questo. E poi tutto pieno di fiori. Siamo forse un filino in ritardo sulla tabella di marcia per iniziare il nostro orto invernale, ma no, non vogliamo perdere tempo e non vogliamo perdere l'occasione di avere qualche piccola soddisfazione anche nel prossimo periodo dal nostro piccolo orto. In estate abbiamo raccolto tantissimi pomodori, in un video passato vi abbiamo chiesto che cosa potessimo coltivare nei nostri vasi qui a Milano. Avete dato tanti suggerimenti, avete confermato la nostra ipotesi, quindi adesso vi facciamo vedere quali sono le piantine che abbiamo scelto e anche quelle che abbiamo deciso di scartare per evitare l'umiliazione e il fallimento del contadino. Del contadino cittadino. E allora mettiamo un po' le mani in terra e vi racconto che cosa stiamo combinando. Qua metterei le biete. Le biete colorate perché abbiamo già quella lì che sta crescendo spontanea. Poi sicuramente forse l'insalatina, quella piccola, questa. Sì, nel vascone. Qui. Oppure, non so, perché abbiamo anche il radicchio, questo qua grande, che richiede spazio forse. Questa è quella che ne richiede meno. Boh. Il contadino urbano ha a che fare con diverse difficoltà.
In primis i trapani delle ristrutturazioni al 110%, che fanno da sottofondo alle sue attività anziché il canto degli uccellini. Una seconda difficoltà che il contadino urbano può incontrare è la sua totale inesperienza. Ha perso un po' il contatto con la natura e quindi si trova a fare shopping nei garden center e ad acquistare delle piantine di cavolo riccio, kale, sapendo che ha delle magnifiche proprietà alimentari perché le ha mangiate in un ristorantino vegano in centro, ma non sa che queste piantine hanno bisogno di 40 per 50 cm di spazio ciascuna e quindi deve dar fondo a tutta la terra che ha sul terrazzo, recuperare tutti i vasi possibili perché ciascuna di queste piante ha bisogno di un vaso. Quindi il consiglio per il contadino urbano potrebbe essere quello di fare shopping un po' più consapevolmente, acquistare una sola varietà di piante e buttarsi su quella per tutto l'inverno, oppure andare al vivaio con degli amici e spartirsi le piantine. Nel nostro caso faremo del nostro meglio. Quello che sto mettendo sul fondo è questa specialità, questo si chiama leonardite, è un prodotto molto nutriente per la terra che favorisce in particolar modo lo sviluppo delle radici, quindi lo metto proprio sul fondo della buca perché è la prima cosa che queste piantine incontreranno appena cercheranno di espandersi, quindi è il mio benvenuto per loro. Più o meno. Sì, no, due ne posso mettere, no? Le metto a distanza di 15 cm e il 50 facciamo finta che ci sia. Che dovrebbe richiedere un po' meno spazio, no? Facciamo cosa c'è così. Scritto? Cosa c'è scritto sulla spiegazione? 15 cm per 40. Anche questa? Sì. Ok. E questi magari ne mettiamo a sorrisino lì sotto il peperone, no? Ok. E a proposito dei peperoni, tutti ci hanno detto che i peperoni sono piante perenni. Quindi per dire, i peperoncini quest'anno proveremo a ripararli all'interno, soprattutto quello che sta andando a frutto adesso. Questo no, perché è troppo grosso, dove lo mettiamo? Però gli altri proviamo a portarli all'anno prossimo. Rispetto a quello che abbiamo fatto crudelmente tutti gli anni, che a fine stagione li buttavamo. Tac. E anche tu vai qui. Voilà. E la valeriana è messa. Ora mettiamo giù le biete, giusto? Poi concimiamo tutto alla grandissima. Questa forse non è andata ben giù, eh. Concimiamo tutto alla grandissima e innaffiamo con l'acqua piovana che ho messo da parte prima. Almeno qualcuna ce la può fare. Contadino cittadino impara facendo esperienza. Per anni non raccoglie niente. Poi comincia ad avere i primi pomodori e poi prova a cimentarsi nell'orto invernale senza avere proprio cognizione di nulla. No, è questa gialla che c'ha le radici fosforescenti? Ma sarà così di natura? Guarda, c'è tutte le radici gialle questa. In base al colore della foglia e del fusto cambiano anche le radici. Stai su.
Ok, qua ci siamo. Allora, in poche parole ci sono avanzati questi due cavoli ricci, un bel po' di radicchio che Robby non mi permette di mettere in terra perché dice che è troppo, quindi regaleremo a qualche amico, a un altro contadino urbano. E poi ci sono avanzate delle cime di rapa, questo glielo spieghi tu a tua mamma, che faremo meno orecchiette quest'anno, che quando verrà a trovarci non avremo cime di rapa fresche per prepararle un bel piatto. A quel punto andiamo al mercato. Questo glielo spieghi tu a tua mamma. No dai, però alla fin dei conti abbiamo messo giù tutte le biete, sia quelle colorate che quelle verdi normali. Nella vasca al centro abbiamo messo tre radicchi, trevisana, quella rossa, e ne abbiamo messi anche uno qua e uno qua in vasi singoli. Poi abbiamo messo giù quattro piante di cavolo riccio, due nei vasi singoli, due nel vascone, e poi un po' di cime di rapa sparse, quindi qui, qui e lì, e anche tutta la valeriana in buona sostanza, perché l'abbiamo usata un po' a divisorio delle varie piantine, confidando che non occupi tanto spazio, quindi abbiamo fatto due cordolini lì e un sorrisino qui. Direi che ci siamo con il nostro orto invernale. Niente carote, che ci avete detto che sono abbastanza fallimentari in vaso, niente cipolle perché non abbiamo abbastanza profondità, e quindi soprattutto piantine da taglio per insalate, per verdura fresca da avere così. E è tutto per il nostro orto. Ora vi volevo far vedere invece che cosa è successo con la margotta del nostro ficus che abbiamo fatto quest'estate, quindi controlliamo insieme le radici, andiamo a tagliare se le ha sviluppate e lo mettiamo in vaso da regalare all'evento plantesco di questo sabato, giusto? Regaliamo un bel ficus se ha radicato bene. Via! Questo è lo stesso ficus che abbiamo usato per fare il video sulla propagazione del ficus elastica, quindi è un po' la nostra cavia. E quest'estate abbiamo provato a fare una propagazione per margotta. La margotta praticamente è un metodo alternativo alla semplice talea, dove si taglia e si mette in acqua o direttamente in terra. Praticamente qui, prima di andare a tagliare la nuova pianta dalla pianta madre, si fa radicare direttamente il fusto. Quindi abbiamo creato un sacchetto con dello sfagno che abbiamo cercato di mantenere fresco un po' per tutta l'estate, fresco e umido, e adesso andiamo a controllare effettivamente quanto le radici si siano sviluppate, in modo tale che se c'è un buon panetto radicale nuovo andiamo a tagliare la pianta dalla pianta madre e andiamo ad interrare bene. Quindi proviamo a vedere che cosa è successo. Ora non voglio romperlo troppo perché ho paura magari di danneggiargliele, però mi sembra che la cosa abbia funzionato. Praticamente avevamo tolto un po' di corteccia, circa un centimetro, un paio di centimetri di fusto, sono stati scortecciati fino al vivo della pianta. In questo modo si va a stimolare il tessuto sottostante nell'emissione delle radici, e poi quel punto viene cosparso di polvere radicante e poi ricoperto da una palla di sfagno e chiuso all'interno di un sacchettino. In questo modo appunto si va a stimolare la radicazione. Ora io potrei farvi vedere meglio le radici togliendo lo sfagno, ma preferisco che andiate sulla fiducia, ce ne sono parecchie, perché non voglio troppo disturbarle, quindi quando faccio un'operazione un po' così, un po' traumatica, preferisco essere il più gentile possibile. Quindi vado a tagliare esattamente sotto al punto in cui le radici si sono andate a formare, ok? Vieni a darmi una mano. Scusa? Vieni a darmi una mano. Tieni là. È praticamente una vera e propria pianta nuova, anche bella grossa. E questa resta la solita cavia da laboratorio che si è già... Però è come un bel alberello. Sì, o magari facciamo delle altre talee, adesso vediamo. Questa però la rinvasiamo subito, no? Mm-hmm.
Bene, allora questa è fatta. Raccogliamo il peperone e vi porto in cucina perché oggi facciamo una cosa un po' diversa. Quella che abbiamo iniziato all'inizio la finiamo insieme. Peperone. Dunque, gira voce su Instagram, io non so come questa voce si sia andata diffondendo, che il frigorifero di Ellis sia spesso vuoto, completamente vuoto. Io questa maldicenza non so come si sia potuta andare a... Forse perché è nero? Ebbene sì, noi il frigorifero ce l'abbiamo molto molto spesso vuoto, anche a inizio settimana. Questo però ci ha permesso di sviluppare una sorta di creatività in cucina, quindi di ricavare dal nulla il qualcosa. Quindi stamattina mi avete visto prendere della erba spontanea nei nostri vasi. Quell'erba è un'erba che è chiamata portulaca, me l'ha fatta conoscere la mamma di Roby, ed è un'erba che cresce un po' ovunque, anzi se forse guardate sui vostri balconi o quando girate per le strade, spesso cresce anche negli angoli tra il muro e il cemento. Ecco, quella magari non la mangiamo, ma quella che cresce nei nostri vasi è ricchissima di buone proprietà e io ogni tanto la utilizzo. Oggi insieme prepariamo una fari frittata, ovvero una frittata senza uova, una frittata vegetale con farina di ceci. Vi faccio vedere come la faccio io, alla buona insomma. Tendenzialmente la mia dose è una tazza di farina per una tazza di acqua, farina di ceci. E acqua. Ecco, certamente se volessimo fare i professionisti, magari per evitare i grumi potremmo anche setacciarla, ma qui siamo in cucina da Ellis e quindi lavoriamo un po' alla buona. L'importante è il risultato, no Roby? La consistenza che dobbiamo ottenere è effettivamente quella un po' dell'uovo sbattuto, quindi una media densità non eccessiva, quanto basta, come si dice in cucina. Cubi. Possiamo anche saggiamente usare la frusta, no? Ah, possiamo mettere il nostro sale aromatizzato, quello con le erbe. Quello che abbiamo fatto per conservare le erbe del terrazzo. Mi chiedete come lo utilizziamo? Ecco, lo utilizziamo un po' dappertutto, anche nella fare frittata. Così per metà è sale, per metà è profumo. Ecco, questa dovrebbe essere la consistenza quella giusta. È anche liscia, non sono venuti neanche i grumi. Top! In barba ai professionisti. Farei un applauso. In barba ai professionisti, ce l'ho fatta. Allora, questa portulaca la dobbiamo ripassare un pochino in padella perché alcuni gambi che si possono mangiare hanno bisogno di cuocere un pochino di più per diventare teneri. Quindi un filo d'olio in padella antiaderente e mandiamo prima un po' le nostre verdurine. Thank you.
staccata è perfettamente staccata. Il tema adesso è girarla. Metto qua per sicurezza. Ascolta, mamma mia. Di fronte, Alice? Ma da che parte lo devo tenere? Così. È pesante, cioè io se c'è anche non ce la faccio. Ogni volta mi si rompe il sogno. Vabbè, guarda dove è caduta. No. E la ricomponiamo, cosa dobbiamo fare? Almeno è caduta nel coso, come al solito. Ok, meno male. Che roba. Era così carina, ma perché? Ma perché sono così imbranata? Perché è troppo pesante la pentola. È troppo pesante la pentola per me. Volevo farlo e non ci sono riuscita, come al solito. Beh, capita anche ai migliori, Alice. Capita anche ai migliori. Se avessimo avuto dell'altra portulaca potevamo rifare fino a che non ci veniva bene, ma l'unica portulaca che avevamo era questa, esatto, perché il frigo è vuoto. Esatto, e la giravo io e poi dicevo, ma che bella. Comunque si mangia lo stesso, no? Nelle case degli italiani se la frittata viene rotta si mangia lo stesso. Dai, non ridere, sono troppo delusa. Volevo farla perfetta questa frittatina, invece come al solito ho fatto la frittata. Fatemi sapere nei commenti se avete magari un tutorial da mostrarmi oppure qualche consiglio per imparare a girare bene la frittata e utilizziamo magari anche i commenti a questo video e ai prossimi per scambiarci anche dei suggerimenti per quello che riguarda l'orto. Come avete visto, anche noi andiamo un po' a braccio, sono le prime esperienze perché non abbiamo mai coltivato in balcone d'inverno. Quindi se avete dei suggerimenti anche riguardo alla distanza delle piantine o quali amicizie ci sono tra le varie piante che si possono coltivare in balcone, fatecelo sapere e rispondiamoci in modo da aumentare la nostra conoscenza tutti insieme. Noi ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo video, vi auguro una buonissima settimana. Ciao e a presto!